Gaia, ma dove sei? Ma sei ancora a casa? Dovresti già essere in centro. Cioè, io adesso parto, vado a prendere l'Aurora. Vecchio, non so cosa dirti. Mio fratello non è ancora arrivato. Come non è arrivato? Non è ancora arrivato. Ok. Partire. Aspetta un attimo. Vecchio? No. No, non ci posso credere. Non mi puoi mancare così. La tua fidanzata. No, non me ne frega niente. Mi avevi promesso che mi avresti accompagnato in centro. In bici? Ma tu sei fuori. Ho una gonna cortissima e poi mi sono appena fatta il trucco. Mi si rubava tutto. No, vabbè, sei un po' caro. Va bene, ciao. Allora? Mio fratello non ci riesce, mi ha appaccata. Ma come ti ha appaccata? Ma che bastardo! Non so cosa dirti, ha detto che non riesce a venire per la fidanzata. Aspetta, ma non aveva il monopattino? Fregaglielo e vieni, ti aspettiamo là. Ci potrei provare. Sì, dai, muoviti e vieni, ti aspettiamo là. Ciao. Va bene, ciao. Gaia, ma dove vai? Mamma, mi stanno aspettando in centro, c'è il compleanno di Davide. E quel babbeo di tuo figlio mi ha appaccata, quindi ora gli rubo il monopattino. Sì, se prendi il monopattino prendi anche il casco e il giubbino, che fra un po' è buio. Ma tu non stai bene. Io questa roba non me la metto, guarda che ho una reputazione. E poi c'è Leo, non mi posso mettere una roba del genere. Figura o non figura, adesso tu quelli lì te li metti, che senza quelli non esci, sia chiaro. Gaia, ma come ti sei conciata? È scoppiato un incendio a casa tua? Vecchia, guarda che Halloween è fra un mese. Mamma mia, Gaia, dammi sto coso, lo mettiamo via. Già, grazie. Beh, almeno sei riuscita a venire. Ringraziamo mio fratello. No, vabbè, ma ci sono anche i fonari a LED. Sì, ma Dani, non ti esaltare, che tanto non ci vedi niente lo stesso. Aspettate che parte.